6:30 puntuali, è una delle fontane più celebri e più famose al mondo. Giù si dice bella la fontana di Trevi, mi manca. Emanuele, buongiorno. Marisa da Bari, saluti a tutta Bari. Tra un po' lanceremo la monetina, Chi passa non può esimersi. Sapete una curiosità? Con il lancio delle monetine, questa fontana incassa, tra virgolette, in media circa 3.000 euro al giorno. Quindi aveva ragione Totò quando spiegava all'americano che è un bel business. Silva, buongiorno. Francesco, buongiorno. Paolo, buongiorno. Fatti un tuffo. Se passi di qui non puoi non pensare alle scene cinematografiche. Sicuramente La dolce vita di Fellini. Marcello, come here. Sì, ma non provate a rifarlo. L'anno scorso c'era una spagnola, la presentatrice. Era in Italia perché era nel Grande Fratello, se non sbaglio, no? O nell'Isola dei Famosi, non mi ricordo. Allora si è buttata, ha preso una multa. L'ho portata, Non ho voluto esagerare. Ora voi direte che tirchio. No, in realtà, se devo dirvi la verità, l'avevo dimenticata. Ho allungato la manina e l'ho presa. Così posso fare la scena del lancio. Marco, buongiorno. Esprimete voi un desiderio, io lancio la monetina. 6:30 puntuali. Emanuele diceva con 2 centesimi, cosa vuoi esprimere? Emilia dice sembri genovese, manina corta. Ora apriamo questa diatriba con i genovesi. Tommaso, buongiorno. Ah, Emilia, sei di Genova, allora puoi permetterti la battuta. 1, 2 e 3. È andata. Lucia dice ti tocca ritornare. Vediamo se il desiderio si realizza. Non torno. Che mi passi il dolore al dente devitalizzato. Ai 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 ai. Tommaso, un abbraccione. Speriamo allora che passi, vai, che si realizzi questo desiderio. Manola è di Pescara, bellissima Pescara. Dalla Fontana di Trevi è tutto. Buona giornata, buon lavoro, ciao a tutti.